Day in the life, let's see if you really trap. Turn off the auto-tune, let's hear how you really rap. Ha ha, send a location. Come burn up, boy, if you're bad, let's see. Your dad left home. Yeah, ah. Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Tempera, coach online di Calisthenics e imprenditore. In questo video andrò ad analizzare tutti gli errori da non fare per chi ha l'obiettivo di migliorare la propria performance, la propria estetica a corpo libero ed ha appena iniziato ad allenarsi. Andrò in primis ad analizzare quindi tutti i problemi per chi si approccia al mondo del corpo libero e alla fine darò delle soluzioni per iniziare nel migliore dei modi. Il primo problema che accomuna un po' tutte quelle persone che iniziano è il fatto di allenarsi a caso, provando e provando cose. Un classico esempio può essere tutte quelle persone che all'inizio provano skill come back, front lever o il classico muscle up, ecco, senza avere i requisiti per appunto raggiungere magari una propedeutica più difficile. Si vedono quindi cose inguardabili dal punto di vista tecnico, ad esempio back lever bananosi, muscle up asimmetrici, e questo col tempo può essere un grande problema perché ci si porta dietro poi errori che col tempo possono diventare lacune a livello tecnico. Un altro errore che la maggior parte delle persone fa all'inizio è quello di non farsi uno screening personale. Cos'è uno screening personale? È una lista dove ogni persona può appunto andare ad analizzare il proprio obiettivo e cercare di lavorare al meglio su quella strada, ok? Esempio, ho un obiettivo X, farò dei test atletici X, dei test atletici di mobilità per raggiungere l'obiettivo. Molte persone partono magari avendo 300 obiettivi ma lavorano sempre in maniera sbagliata. La realtà è che meno obiettivi abbiamo e in meno tempo riusciamo a raggiungerli. È normale che se io voglio allenare front lever, O-up, back lever, planche, poi voglio migliorare le trazioni zavorrate, i dips zavorrati e voglio migliorare anche i circuiti di resistenza, sarà difficile migliorare contemporaneamente magari tutti i tre aspetti. Mentre una persona che si allena principalmente per esempio aumentare il numero di trazioni, dips, muscle up, piegamenti a corpo libero, nel breve tempo avrà sicuramente un risultato più veloce. Questo non vuol dire però che una persona non può avere 300 obiettivi in questa disciplina, però deve capire comunque come andarsi a fare uno screening personale, quindi come andare a stilare magari dei test che lo aiutano poi a centrare appunto l'obiettivo. Un altro errore che non fa la maggior parte delle persone che inizia per un obiettivo prettamente estetico è quello di non calcolare il fabbisogno calorico, quindi andare a tralasciare l'alimentazione. La nostra è una disciplina molto dispendiosa a livello di calorie, quindi se mi alleno a corpo libero e voglio migliorare la mia composizione corporea dovrò almeno capire quante calorie e macronutrienti devo andare a assumere. Poi non sto dicendo di essere ferri nella dieta, può essere anche flessibile come la sto facendo anch'io in questo momento, ma almeno capire quante calorie devo mangiare e magari grammature di macronutrienti. Perché potete allenarvi quanto volete, ma per mettere massa c'è bisogno di un surplus calorico, come per dimagrire c'è bisogno di un deficit calorico. Questi problemi a lungo andare possono portare a regredire con il tempo. Una persona portata all'inizio può anche migliorare, anche allenandosi a caso, ma col tempo andrà incontro appunto a un peggioramento della performance, a lacune di livello tecnico che il più delle volte possono portare a infortuni. Vi faccio un esempio, il mio. All'inizio magari facevo le trazioni bent senza distendere le braccia, ok? Facevo un gran numero di ripetizioni pure, però con il tempo appunto ho visto che il mio punto debole adesso è la partenza. Non ho un buon assetto scapolare a causa di questo, quindi l'allenarsi male all'inizio e a caso può portare a peggioramento della performance ma anche a infortuni. Le soluzioni che mi sento di consigliarvi sono due. La prima è quella di andare a unire la teoria alla pratica, ok? Quindi io studio, mi faccio uno screening per il mio obiettivo, faccio dei test, lavoro verso l'obiettivo ma con coerenza. Cioè ovviamente se sono principiante e voglio prendere un front lever o voglio fare un muscle up dovrò lavorare e allenarmi con coerenza.
cioè senza strafare. Esempio, se voglio migliorare la mia forza massimale, non posso andare a fare un allenamento a cedimento, mi dovrò abituare a quello che è il buffer, a quello che è l'autoregolazione, che alla fine è quello che hanno fatto tutte le persone che come me hanno iniziato 5-6 anni fa. Abbiamo provato su noi stessi le cose che studiavamo, ok? E abbiamo trovato dei metodi, tra virgolette, migliori per progredire. E poi ogni persona appunto è diversa, quindi bisognerà andare a personalizzare l'allenamento in base a tantissimi fattori che non sto adesso a spiegare. La seconda soluzione è quella anche un po' più semplice, cioè quella di farvi seguire da un coach appunto che magari è in linea con il vostro obiettivo, con cui vi trovate bene anche a livello umano, perché appunto ok la professionalità, ma un coach deve essere soprattutto anche un amico, insomma un qualcuno che va a spronarvi, che va a motivarvi sempre di più tutti i giorni. Se ti è piaciuto il video metti like e iscriviti al canale. Se vuoi capire come migliorare la tua performance e la tua estetica a corpo libero, compila il modulo sul mio link in bio di Instagram per passare ad una chiamata strategica gratuita. Turn off the auto tune. Let's hear how you really rap. Send a location. Come burn up.